sapete, fanno capo direttamente allo Stato centrale come dipendenza. Tuttavia, da molto tempo vivono anche del contributo che è sia concreto, quindi finanziario, ma anche creativo, di idee delle amministrazioni locali. E probabilmente, riallacciandomi a quanto diceva Marco Scrimano, è questo che li tiene anche un po' in vita, cioè il fatto che ci sia un canale aperto con le organizzazioni di volontariato e con il Comune in questo caso, che ci permette di rinnovarci e di tenerci aperti verso l'esterno. Per quanto vi possa sembrare, o possa sembrare poco realizzare una pittura su una parete di una sala in una struttura poi così grande, come vedrete, vi invito comunque a riflettere su quanto è simbolico anche il murales, quanto rappresenta proprio nelle fasi storiche delle carceri del nostro paese, ma credo in generale. In che senso? Che basta vedere foto d'epoca di carceri dell'anteguerra, comunque anche solo fino agli anni 50-60, per vedere comunque corridoi e locali assolutamente asettici, assolutamente monocolori, il che non era nemmeno casuale, cioè rispondeva proprio ad una filosofia della pena orientata prevalentemente all'afflittività della pena. Parallelamente con la riflessione giuridica istituzionale sul fatto che la pena dovesse essere anche qualcos'altro, se non solo qualcos'altro, c'è stato appunto, e io ne ho assistito alla parte iniziale, il fiorire appunto di iniziative come questa, cioè la parete che prima era bianca è apparso il primo disegno, il primo murale, o il primo semplice quadretto con un vaso di fiori che sembra niente, però risponde proprio ad una concezione diversa e mette in condizione le persone, non trasforma quello che è, come diceva lui, un luogo di dolore in un luogo di soggiorno, però, ripeto, recepisce anche quello che è quella scienza che vuole che anche come un ambiente è arredato, come un ambiente è decorato, possa avere le ricadute anche psicologiche sull'individuo, ma soprattutto, e qui vengo anche al ruolo della Polizia Penitenziaria, aiutarci a mantenere un clima di conflittualità, se possibile un po' minore, cioè aiutarci in un luogo dove la tensione, come diceva lui, si respira molto, già soltanto all'ingresso, lo vedrete con i vostri occhi, e tutto quello che serve per mantenere un po' più bassa la tensione tra le persone, comunque private della libertà, è comunque anche funzionale al lavoro che facciamo noi. Vi ringrazio in modo particolare perché noi come poliziotti penitenziari scontiamo un po' di invisibilità, o meglio, l'immagine che abbiamo verso l'esterno è filtrata, immediata, da quello che si mostra appunto, come diceva di nuovo Solimano, nelle fiction o in certe scene appunto. E ogni volta che qualcuno viene dall'esterno, in qualche modo non siamo più diffidenti, ma siamo nella fase in cui siamo contenti di far vedere come sia poi la realtà estremamente diversa da come viene rappresentata, nel bene e nel male. Quindi, come vedrete, poi magari se ci si ritroverà sarà interessante anche sapere le vostre impressioni, non è né un luogo di villeggiatura, come secondo alcuni sostengono, quindi un albergo, eccetera, ma nemmeno un luogo dove si infliggono sofferenze in maniera volontaria e permanente solo per il gusto di farle. È un luogo, come diceva lui, che purtroppo vive del quotidiano, vive di tanti problemi. Quindi vi ringrazio a nome del direttore. Chiedo a Cristina se aveva da aggiungere qualcosa. No, quello che noi faremo poi a Convenza, e quindi qualsiasi cosa poi di cui abbiate bisogno vi potete poi rivolgere a noi come operatori penitenziari, perché se le difficoltà ci sono noi saremo lì per risolverle al meglio.